Salve ragazzi, cari amici del web, sono Andrea Bruno, mi trovo in Malesia e quest'oggi nell'ambito delle mie puntate, dei miei videoclip, vi parlerò di un argomento molto importante, ovvero l'immigrazione, immigrazione soprattutto irregolare, clandestina, diretta verso l'Italia. Questo è un problema di grandissima attualità, vi parlo di questo perché di recente ci sono stati moltissimi morti, che sono delle tragedie in mare che coinvolgono gente disperata, disposta a tutto, anche disposta a venire incontro alla morte pur di sfuggire dalla povertà e dalla miseria. Ecco, questa gente non ne ha nessuna colpa delle situazioni in cui vivono e vi spiegherò anche il perché. Ecco, ci tengo a precisare che in fatto di materia stranieri in Italia sono un esperto, un sito web che offre gratuitamente da 10 anni assistenza legale agli stranieri in Italia. Per quello l'argomento è un argomento che mi ha sempre interessato, ho sempre dato la mia disponibilità ad aiutare il prossimo ed è un argomento nella quale io mi reputo anche un intenditore, un esperto per quanto riguarda le normative e tutto il resto. Di recente c'è stato uno scandalo circa la depenalizzazione del reato di clandestinità in Italia, scandalo che ha coinvolto anche il Movimento 5 Stelle, di cui io sono un attivista. Di questo fatto qui io ci tengo a precisare, questo scandalo è stato creato ad arte, è la classica macchina del fango che da 6 o 7 mesi hanno messo in moto per buttare discredito su tutto quanto stia avvenendo all'interno del Movimento 5 Stelle. Quando il Movimento 5 Stelle fa o appoggia qualcosa di estremamente positivo, nessuno le parla, mentre invece qualsiasi screzio viene accentuato affinché, usando la macchina del fango che è detenuta da TV, media e giornali, che sono l'organo di propaganda politica per eccezione, questi organi qua sono sempre pronti a discreditare il Movimento 5 Stelle, che è quella cosa che in questo momento sta facendo paura alle lobby, alle caste in Italia, perché a colpi di piccone, di mazzate e anche a colpi di videoclip sta andando ad infliggere un duro colpo alle lobby. Ecco, ritorniamo all'argomento del filone principale, parliamo dell'immigrazione in Italia. Ma l'Italia cosa ha fatto per evitare un'immigrazione selvaggia? Ha fatto tutto quanto fosse possibile e immaginaria per andare a favorirla, non ha fatto niente per evitarla. L'Italia è andata a sostenere, a dare manforte a degli stati canaglia, in primis lo stato canaglia per eccellenza, ovvero gli Stati Uniti, a seguire è andato a dare manforte anche alla Francia. Quando? Quando nel recente passato c'è stata la guerra in Libia, Gheddafi, lui aveva ammonito l'Italia e aveva avvisato che andare a sostenere Al-Qaeda in Libia poteva essere molto pericoloso e aveva già ventilato che si sarebbe arrivata a questa situazione. Nonostante questo, l'Italia a quell'epoca, in Italia aveva primo ministro Berlusconi, finto amico di Gheddafi, anziché andare a sostenere Berlusconi, il suo amico, è andato a dare manforte alla Francia e agli Stati Uniti, che hanno adoperato in assoluta illegalità, dando assistenza a forze terroristiche presenti in Libia, facendo cadere un governo legittimo, un governo sostenuto da un dittatore che Gheddafi è stato una delle persone più libere e in assoluto per quanto riguarda la politica internazionale, è un signore a confronto Berlusconi e altri personaggi che noi ben conosciamo. E Berlusconi ha fatto il gravissimo sbaglio di non aver sostenuto un suo amico, lui Gheddafi. Ricordiamo tutti l'immagine in cui gli va a baciare la mano. Berlusconi doveva, visto che diceva che Gheddafi era un suo amico, lo doveva andare a sostenere, utilizzando come
mezzo di sostegno anche l'altro suo amico Putin, offrendo appoggio, magari offrendo delle basi, offrendo l'assistenza logistica italiana alla Russia, per andare a difendere un paese qual è la Libia, che la Libia è stato l'unico paese al mondo ad aver avuto un rapporto con l'Italia a nostro vantaggio. La Libia è l'unico paese, era, perché adesso ce lo siamo perso, che aveva con l'Italia un rapporto di simbiosi di grandissimo vantaggio che non avremo mai più. Tutto questo perché? Perché la Francia mirava ad egemonizzare tutta l'area del Nord Africa insieme agli Stati Uniti. La Francia questo sporco gioco lo sta ancora portando avanti. Voglio anche ricordare che tutti i paesi africani di lingua francese sono i paesi più poveri, più oppressi e più messi male al mondo. Dovunque si parla la lingua francese in Africa c'è merda dappertutto, merda metaforica nel senso politico. Non sono paesi oppressi, il cui unico scopo da parte dei colonizzatori è quello di portare via le risorse, oro, risorse petrolifiche, il legno, il legname, portare via tutto quello che hanno. Paesi che prima di essere colonizzati erano paesi che avevano un certo livello di cultura, una bellissima letteratura, una bellissima storia. Sono paesi stati deturpati, adesso queste persone ridotte in miseria per colpa di questi criminali, parlo degli Stati Uniti, dei francesi, degli italiani che gli hanno dato manforte, queste persone si sentono vittime e sono vittime e si sentono legittimate di andare a trasferirsi in un paese dove si vive meglio, un paese che è anche complice della loro povertà, un paese che si è arricchito, io parlo dell'Unione Europea. Abbiamo nell'Unione Europea dei territori che sono arricchiti colonizzando gli altri, portando via le risorse, quel poco che hanno. L'Italia non ha mai fatto una politica estera intelligente, non ha mai fatto i calcoli che farebbe uno scacchista, è andata a rompere le scatole a tutti i paesi confinanti. Andiamo a pensare anche alla guerra in Jugoslavia, sempre appoggiata anche dagli italiani. Abbiamo fornito l'appoggio logistico e militare, le basi Aviano per esempio, le basi aeree. L'Italia è un paese da questo punto di vista che non ha una logica nel suo agire. Siamo andati sempre ad inferire con i nostri paesi confinanti, cosa che non farebbe mai nessun altro paese al mondo, e quindi ci troviamo tutti gli ex jugoslavi, serbi, croati, montenegrini e compagnia bella, ci ritroviamo in Italia, ha ragione, perché siamo stati noi ad andare a rompere le scatole. Ci troviamo anche gli emigranti dalle zone disperate del Nord Africa. Guardiamo adesso in che situazione si trova la Libia, una situazione disperata grazie a chi? Grazie a noi e ai nostri alleati che sono gli stati canaglia per antonomasia. Ecco, qui è tutto, potrei continuare ancora, avrei in mente altre cose da dire, però chiudo qui, sennò diventa troppo lungo. Ci sentiamo alla prossima e un caro saluto a tutti, continuate a seguire i miei video qui, ciao!